Ok, allora buongiorno a tutti, grazie Adriano dell'introduzione. Adesso io mi occupo, se volete, un po' dell'altro aspetto, se volete un po' del the dark side of the moon, cioè la parte, i metodi che possono essere utilizzati per capire come è fatta una struttura che non siano di natura cristallografica, o meglio, come combinare tecniche cristallografiche con tecniche spettroscopiche. La presentazione che faccio oggi è basata su un articolo di rassegna recente di carattere molto divulgativo e fondamentalmente in questo lavoro, che qua in somme righe ripercorriamo in mezz'ora, anche in parte perché non avrò il tempo di discutere tutti i punti in questione, andremo a vedere le varie tecniche, insomma, le più utilizzate tecniche sperimentali che permettono di capire come si aggrega la materia. Allora, cominciamo nel caso fortunato, questo è un breve riassunto, questo ricopre esattamente, fondamentalmente, quasi tutte le lezioni che hanno preceduto la mia. Se noi abbiamo l'ordine a lungo raggio, siamo, diciamo, tranquilli, possiamo fare la diffrazione o di raggi X o di neutroni e quindi da cristallo singolo, da polvere, ottenere la struttura in modo, diciamo, come vi è stato raccontato, ormai abbastanza straightforward. Questo è vero se il sistema è ordinato. Che cosa succede se invece il sistema è, per esempio, meno ordinato? Allora, a questo punto, sempre utilizzando tecniche di scattering di raggi X, è possibile raccogliere i dati. Questo è un dato, è un esperimento di diffrazione in cui fondamentalmente voi vedete che oltre una certa, qua cerco di capire dov'è il laser, se ci arrivo, ok, diciamo che questo range in Q è il range tipico, diciamo, di una buona raccolta normale di dati. Allora, se noi andiamo oltre e raccogliamo dei dati più in là, apparentemente abbiamo raccolto un pattern privo di struttura, ma se siamo in grado in qualche modo di sottrarre in modo abile il background e di riplottare gli stessi dati, vediamo che in realtà questi dati sono strutturati. Ovviamente questa tecnica è particolarmente utile da utilizzare con i neutroni, perché la lunghezza d'onda di scattering coerente dei neutroni non decresce con Q, e se noi facciamo la trasformata di Fourier di questa curva, che è una curva monodimensionale, otteniamo qualcosa di questo tipo qua, che, diciamo, una distribuzione radiale di vicini. In questo caso è una simulazione del grafene, quindi è possibile ricostruire da un oggetto di questo tipo, diciamo, le distanze interatomiche. Questo è particolarmente facile da un materiale che ha una sola specie chimica. Ovviamente, se le specie chimiche, se voi avete più atomi presenti, come non so le leghe che ha fatto presente gli io battezzati, le cose ovviamente si complicano. Questo può essere interessante, per esempio, per materiali nanostrutturati. A Torino c'è il NIS, Centro d'Eccellenza per le Superfici e Interfacce Nanostrutturate, è un esempio in cui, per esempio, se noi prendiamo un del CDSE, bulk, noi otteniamo un risultato di questo tipo qua. Vedete che è ordinato fino, questa qua è già la trasformata di Fourier, quindi siamo le prima, seconda, terza, ennesima shell, riproduciamo molto bene. Ovviamente questo materiale sarebbe stato analizzato meglio da una tecnica normale di diffrazione, però se la stessa tecnica la applichiamo a nanocristalli di dimensione sempre minore, vediamo che riusciamo a ricostruire l'intorno locale di questi materiali nanostrutturati, che darebbero origine a dei picchi di diffrazione molto molto miseri e molto sbrodolati. Un altro esempio, sempre nel campo dello scattering, però qua mescoliamo un po' le proprietà, diciamo, spettroscopic-like. Qua ricordo i fattori di scattering atomici, e uno dei problemi della diffrazione a raggi X è che è difficile discriminare lo scattering di atomi con un numero simile di elettroni, perché quello che voi vedete lo scattering di elettroni. E quindi un esempio che è stato preso, questa molecola, diciamo, che cristallizza, ci sono due siti possibili in cui
può essere introdotto un centro metallico, in questo caso ferro e cobalto, però notate che il numero di elettroni è molto simile, e quindi con una tecnica normale di diffrazione della GX è molto difficile, fondamentalmente quasi impossibile, di sapere se il ferro va nel sito di sopra, il cobalto nel sito di sotto, viceversa, 50% 50% 20, o 70-30%. Ovviamente si può, se riuscite a fare dei cristalli abbastanza grossi, si può fare uno studio con i neutroni, oppure si può studiare delle proprietà che i fattori, diciamo, di scattering atomico cambiano con la lunghezza d'onda. E diciamo, se voi lavorate lontano da una soglia di assorbimento dei due atomi, vedete che i due fattori sono molto simili e vi è quasi impossibile discriminarli. Però se vi avvicinate a delle lunghezze d'onda, quindi energie tipiche di una transizione di core, che poi vedremo in seguito sulla spettroscopia EXAFS, allora vedete che il contrasto, la capacità di discriminare il ferro dal cobalto cresce, e quindi gli autori in questione sono stati in grado di dimostrare che il ferro va fondamentalmente al 90% sul sito di sopra e il cobalto sul sito di sotto. Ovviamente negli esperimenti di cui ha discusso, senza entrare nei dettagli, il professor Huber stamattina, nel campo della biocristallografia, diciamo, questa è una tecnica utilizzatissima su strutture molto più complesse. Questo è un esempio, diciamo, di carattere semplice didattico. Va bene, quindi a questo punto, fino adesso abbiamo parlato di, diciamo, di come modificare in qualche modo tecniche di scattering per risolvere questi problemi. Adesso andiamo a parlare delle tecniche di carattere più spettroscopico. E faccio presente che comunque questo è un argomento che sta a cuore all'International Union of Crystallography, in quanto se uno va a vedere il programma del congresso di Montreal che si tiene quest'estate, ci sono un certo qual numero di microsimposi che sono centrati sull'uso delle spettroscopie nella discriminazione strutturale dei materiali, e in particolare l'ultimo che discute in particolare spettroscopie come EXAFS, XANES, NMR, PR nella determinazione strutturale. Salto l'NMR per ragioni di tempo, vi faccio un esempio di spettroscopia EPR, in questo caso diciamo Humboldt et al. Sono riusciti a determinare la struttura di questi due centroferri adiacenti in una proteina che per me è molto complicata, magari i colleghi di biologia la troveranno molto semplice, combinando diffrazioni di raggi X normale con un EPR fatto sul singolo cristallo, e quindi ruotando diciamo, il cristallo all'interno del campo magnetico, si sono osservate le variazioni delle linee di transizione di iperfine che permettono di determinare la struttura locale del ferro. Un'altra tecnica in questione è la spettroscopia di assorbimento raggi X, in questo caso nota anche come EXAFS. In questo caso diciamo che il principio in questione è il seguente: questa è l'energia dei raggi X, quindi l'energia va in questa direzione, la lunghezza d'onda va in direzione opposta, e voi vedete che qua sono stati plottati alcuni elementi e il trend generale è un andamento monotono decrescente del coefficiente di assorbimento con delle discontinuità. Queste discontinuità sono presenti energie specifiche per ogni elemento specifico sono dovute al fatto che quella è l'energia necessaria per fare promuovere un elettrone di core da un livello 1S o 2S o 2P al continuo. Facendo questo, fondamentalmente, la meccanica quantistica ci dice che l'elettrone che lascia l'atomo fotoeccitato si propaga come un'onda sferica, si propaga imperturbato finché non incontra gli atomi vicini. Gli atomi vicini praticamente fungono da barriera, e quindi una frazione di quella funzione d'onda viene diffusa all'indietro e interferisce con se stessa. E i fenomeni di interferenza li vedete da queste oscillazioni. Quindi l'ampiezza e la frequenza delle oscillazioni dipende fondamentalmente dalla distanza fra me, che sono atomo assorbatore, e i miei vicini.
E quindi andando a studiare queste oscillazioni io posso conoscere distanze di legame, numeri di legame e tipo di atomi vicini. Quindi è una spettroscopia che mi dà informazioni strutturali. Analogamente la posizione esatta della soglia dipende dallo stato di ossidazione del metallo in questione. Quindi negli esempi che aveva fatto vedere Girardi questa mattina, il ferro che cambiava di stato di ossidazione, il cambio di stato di ossidazione poteva essere teoricamente seguito da una spettroscopia Xanes che ci permettesse di capire quando passava da ferro 2, ferro 3 e così via. Allora, l'esempio in questione, in questo caso che ho scelto, è un esempio in cui lavoriamo con un materiale ovviamente l'Exaf è l'ideale per discutere sui vetri, sugli amorfi, dove la diffrazione ha dei problemi intrinseci. L'esempio che vi faccio io invece è un materiale estremamente ordinato, è un metal organic framework, ne li aveva accennati Piero stamattina, e si tratta di una struttura dove voi avete degli ottaedri di zirconio, quindi sei atomi di zirconio, che sono uniti da 12 leganti organici. Ovviamente modulando il legante voi potete ottenere dei solidi con dei volumi diversi. L'interesse di questo materiale, che è stato sintetizzato per la prima volta da Carpenter, Lillerud ad Oslo, è che per essere un metal organic framework è estremamente stabile. Allora avete una bruciatura in aria che è attorno ai 500 gradi. Questa è una termine. Quindi questa zona, voi mettete il materiale in una bilancia e misurate la perdita di peso. La prima perdita di peso è legata al fatto che voi state togliendo il solvente. Questi materiali sono sintetizzati con del solvente all'interno dei pori. Voi poi dovete togliere il solvente per poter utilizzare lo spazio vuoto. E quindi questo è il plateau di stabilità termica del materiale attivato, dopodiché il sistema crolla. Ovviamente uno può seguire con la diffrazione, la distruzione del materiale, vede che in realtà prima di bruciare e quindi di perdere il peso si ammorfizza un po' prima dei 400 gradi, però la cosa interessante è che tutti i picchi di diffrazione fondamentalmente non cambiano, quindi durante l'operazione di rimozione del solvente la struttura a lungo range è immutata fino al collasso. Che cosa succede se io seguo lo stesso processo con la tecnica che vi ho raccontato prima, con la tecnica di assorbimento raggi X? Questa è la distribuzione radiale dei vicini attorno allo zirconio. La prima componente attorno ai 2 Armstrong sono gli ossigeni e i carboni di prima scella. Questo picco molto intenso attorno ai 3 Armstrong è la distanza è il lato dell'ottaedro, se volete, la distanza zirconio-zirconio. Ora, la cosa impressionante è che questa distanza di zirconio-zirconio cambia di 0,2 Armstrong, che cristallograficamente parlando è una enormità, durante questo fenomeno di rimozione del solvente. Questo è molto particolare, quindi la diffrazione non vede differenze, l'Exos invece vede una variazione importante dell'ordine locale. Quindi il campione si sta comportando diversamente a livello locale e a livello a corto e lungo range order. Questi sono gli stessi dati mostrati forse in modo bidimensionale, un po' più chiari, un po' più semplice. Allora, per risolvere il problema è stato fatto un lavoro sperimentale di diffrazione e di assorbimento raggi X e di conti di FT. E la morale della favola è che durante il processo di rimozione del solvente c'è una perdita di 2 molecole d'acqua strutturale, quindi una distorsione dell'ottaedro, lo zirconio passa da coordinato 8 a coordinato 7 e subisce uno schiacciamento lungo una delle 3 diagonali. Ovviamente questo implica un accorciamento di alcune distanze zirconio-zirconio e un allungamento di altre distanze zirconio-zirconio. Quindi questo è il fenomeno, questo è lo schiacciamento. Ora, perché la diffrazione non ha visto questo cambiamento macroscopico? Beh, fondamentalmente perché se noi ipotizziamo che questo schiacciamento, che per ogni singola unità ottaedrica
può avvenire lungo una delle tre diagonali. Se questo avviene random, quindi in ogni unità locale in una direzione diversa, è priva di ordine lungo range, quindi la diffrazione non lo vede. Adesso diciamo, parliamo di Xanes e di spettroscopia di emissione a raggi X. Quindi siamo di nuovo in un sincrotrone. Quello che facciamo è analizzare e citiamo un materiale creando una lacuna di core, andiamo a vedere come gli elettroni degli orbitali occupati vanno a riempire la lacuna formata. Qua si vedono le note righe K alfa e K beta, ma sulla coda ad alta energia delle K beta, molto interessante, sono le cosiddette K beta satellite peaks di intensità bassissima, rispetto alle K alfa sono circa 4.000 volte meno intense. Queste sono importanti perché queste sono le transizioni che avvengono da elettroni che occupano gli orbitali molecolari. Quindi come è fatta questa curva qua ci dice come è fatto l'orbitale molecolare, l'orbitale di legame fra il metallo e i propri vicini. Il formalismo matematico è diciamo complicato, su questo passiamo oltre, ma la cosa interessante è che con i due monocromatori che abbiamo, abbiamo una visione bidimensionale della densità degli stati liberi e occupati, e noi l'abbiamo applicata, come esempio scelto in questo caso, a determinare, questa qua è una titanio alpo, è una struttura diciamo simil zeolitica, un alluminio fosfato in cui c'è l'alluminio fosfato sarebbe l'alternanza di alluminio fosforo, alluminio fosforo, alluminio fosforo, qua c'è il 2% di titanio. Allora il problema è dove va il 2% di titanio. Questo titanio è importante perché se facciamo riferimento al commento che aveva fatto Adriano Zecchina questi sono i catalizzatori che con acqua ossigenata riescono a fare la transizione metano, metanolo e cose analoghe. Quindi sono ossidazioni selettive con acqua ossigenata come ossidante. Vogliamo sapere dove va il titanio, perché il titanio può sostituire il fosforo, può sostituire l'alluminio. Ora, cristallograficamente parlando, questa struttura ad alta simmetria ha un solo centro, la simmetria è talmente tale per cui c'è un solo centro T cristallograficamente indipendente. Quindi la cristallografia intrinsecamente non può dirvi se il titanio sostituisce il fosforo, se sostituisce l'alluminio. Quindi questi sono i nostri due modelli. Allora, perché con la spettroscopia di emissioni raggi X possiamo vedere una cosa di questo tipo? Beh, lo possiamo fare perché gli orbitali molecolari che farà il titanio con i primi vicini, scusatemi, saranno diversi a seconda che entrerà in questo sito o in questo sito. L'EXAS, di nuovo, non è in grado di capire la differenza perché l'alluminio e il fosforo hanno lo stesso numero di elettroni, invece, diciamo, in questo caso, conti di questo tipo ovviamente è fondamentale fare dei conti di meccanica quantistica, qualunque sia il funzionale utilizzato, si vede chiaramente che un modello o l'altro ci danno due risposte diverse, che fondamentalmente il titanio sostituisce il fosforo al 90% e in siti di alluminio al 10%. Questo è l'ultimo esempio che vi faccio vedere, questa è una tecnica combinata di diffrazione di spettroscopia. Voi fate contemporaneamente un esperimento di diffrazione di spettroscopia e lo fate su una zeolite, questo è un alluminio silicato con due siti T cristallograficamente indipendenti, vogliamo sapere dove va l'alluminio e dove va il silicio. Questo è importante perché questi sono catalizzatori, il centro catalyticamente attivo è legato a dove va l'alluminio. Ovviamente alluminio e silicio hanno un solo elettrone di differenza, di nuovo è difficile determinarlo in diffrazione. Allora, il trucco qual è? Beh, voi dovete avere diciamo, un setup sperimentale da single crystal e dovete mettervi in una condizione di break, quindi voi determinate un picco di break, quello che volete voi, in quelle condizioni lì i raggi X, che sono un'onda elettromagnetica oscillante, creano un'onda stazionaria all'interno del cristallo, cioè i nodi dove il campo elettrico è zero e i massimi dove il campo elettrico è massimo sono sempre nello stesso punto del cristallo. Okay? E la cosa interessante è che quando voi
ruotate il cristallo facendo la rocking curve di quella particolare diffrazione, voi spostate il massimo del campo elettrico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io voglio sapere, qua ci sono due siti, okay? Io metto un eteroatomo, l'alluminio per esempio, voglio sapere se si mette qua o se si mette qua, cosa faccio? Ruoto il cristallo, e mentre ruoto monitorizzo che cosa? Misuro la spettroscopia di emissione, cioè misuro le righe del silicio e dell'alluminio, in questo caso anche del calcio, visto che c'è il calcio come controione. E che quando, percorrendo il picco di frazione, mi trovo nel punto in cui si trova l'alluminio, la fluorescenza dell'alluminio ha un massimo e quella del silicio avrà un minimo e viceversa. Ovviamente questa è una visione monodimensionale, devo ripeterlo su tre riflessioni indipendenti in modo da avere una ricostruzione tridimensionale. E anche in questo caso, e poi modellizzo, e come mi aspetto segnali di fluorescenza a seconda che l'alluminio si metta nel sito 1 o nel sito 2, e qua vedete di nuovo che i dati sperimentali sono i punti scatterati e le due simulazioni sono una rossa e una blu, e anche in questo caso diciamo la risposta è abbastanza univoca. Grazie mille per la vostra attenzione.